I carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Matteo Calcagnile, nel corso del weekend appena trascorso hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale. Nel corso del servizio, tra Golfo di Policastro e Marina di Camerota, i militari del nucleo radiomobile, comandati dal luogotenente Pino Bosco, hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. I militari della stazione di San Giovanni a Piro, guidati dal luogotenente Lorenzo Brogna, hanno tratto in arresto un 48enne per aver violato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria. E ancora, i militari di Vibonati, al comando del maresciallo Francesco Barile, hanno denunciato un'altra persona per minaccia a mezzo portale social. E ancora, i militari del nucleo operativo, grazie alla collaborazione del nucleo cinofili di Sarno, hanno denunciato un altro giovane per detenzione di 3 piante di cannabis indica che coltivava all'interno di alcuni vasi di terracotta sul balcone di casa. E infine, sempre nell'ambito del servizio, sono stati segnalati all'organo prefettizio quale assuntore di sostanza stupefacente 2 giovani e ritirati 5 documenti di guida, sempre per guida in stato di ebbrezza, elevate 22 contravvenzioni.